Anello Gallo e con il mister Vittorio Silvestro Iovino avete fatto l'ennesima sfida con l'Everton, questa volta siete passati, le finali sono vostre. Sì, voglio fare i complimenti anche all'altra squadra, che ha giocato bene, ma noi stasera stavamo in campo e volevamo questa vittoria. Siamo in campo, motivati. Eravamo motivati, sì. Possiamo dire che Gallo la volta scorsa non hai giocato, ci hai dato un peso all'attacco, però c'è la verità, mi mangiate troppi gol. Diciamo peso all'attacco. No, non è una battuta. No, in realtà oggi la squadra voleva vincere, ci siamo riusciti anche meritatamente perché il loro portiere ha fatto delle parate impossibili, poi secondo me anche sugli altri miei compagni è stato veramente bravo, anche la squadra che sta comunque ha fatto un grande partito. Siamo stati un po' tutti e tutti, perché anche l'arbitro oggi ci ha penalizzato. Non c'è perché aiutato, nel calcio anche i bambini penso che conoscono che la regola che la palla con le mani il portiere non la può prendere per andare, quindi chiarazione da gol. Vi aventate sempre dell'arbitraggio senza prenderlo con voi stessi. Perché noi abbiamo anche l'handicap fisico di noi, quindi quel poco che ci svantaggia ci costa il doppio, no? Comunque abbiamo passato il turno, quindi questa è l'impresa. Presidente, parliamoci chiaramente, se giocate così è difficile passare la prossima volta contro i campioni del Manchester, bisogna essere più cinici e soprattutto il Manchester in difesa. È una bellissima squadra, gioca un bel calcio, però penso che li faremo soffrire anche questa volta. È una minaccia, in bocca al lupo. No, niente minaccia, fair play.